All'inizio è stato puro terrore. Se mi avessi investito un tir sarebbe stato più leggero. La cosa più banale che uno può dire è: ho capito cosa vale, ma non è solo quello. Ho capito anche quanto valgo io, che forza ho. Ho avuto anche un aiuto fondamentale nella dottoressa che mi ha seguito. Mentre ero ricoverata, ho visto dei foglietti che parlavano di laboratorio, di musicoterapia, di teatro, di scrittura. E è una cosa che mi ha, meditazione, mi ha colpito subito, per cui mi sono informata, ho chiesto come potevo arrivare lì. E sempre la stessa dottoressa mi ha dato le indicazioni. Per cui a novembre dell'anno scorso ho cominciato a frequentare il laboratorio di teatro. Non avrei mai pensato di poter fare, di recitare, e soprattutto di espormi così tanto da raccontare qualcosa e parlare. Il percorso di cura del corpo ha incrociato un percorso di cura dell'animo, potente. A me ha dato la possibilità di riaprire, e riaprire cose belle, non solo il pensiero di analisi e tac. E poi mi è piaciuto, di questa esperienza mi è piaciuta la condivisione, sia nel bene che nel male. Abbiamo versato litri di lacrime, ma è stato veramente liberatorio. Però abbiamo anche, ognuno ha portato il suo pensiero, la sua idea, per costruire un lavoro. Il lavoro, perché stavamo leggendo delle poesie di una poetessa meravigliosa. E questa poetessa ha tirato fuori qualcosa da tutti noi. E abbiamo poi cucito, ognuno con la sua parte, col suo pezzo, con le sue idee, con la propria creatività, abbiamo come cucito un meraviglioso lavoro. È successo che venire a Sant'Orsola per curarmi è diventato anche venire a Sant'Orsola per ritrovare il piacere di fare qualcosa di bello. Ed è stato proprio molto forte, molto intenso.